Akechi Sumire, scusatemi per quanto in realtà siete abbastanza preparati e forti. Non posso permettervi di venire ora. Tra l'altro dovremmo andare anche a giocare a freccette con Sumire, visto che la sua staffetta è a rango 1. Quindi io direi di portarci in squadra Ryuji, Han e perché no Makoto. Forza allora, proseguiamo. Sarebbe bello se facessero l'animation anche di Royal, o comunque questa parte, visto che l'animation finisce con la storia originale di Persona 5. Mi basterebbe anche un AV o un film su questa parte. Bene, manca ancora poco. Violet, va tutto bene? Sì. Scusa, è solo una mia sensazione. Ah, il mio vestito! Sembra che non sia ancora stabile. Ho abbassato la guardia per un attimo, ma giuro di stare bene. Scusatemi se vi ho fatto preoccupare. Ok, va bene, ma non rallentarci nemmeno. Se ti spingerai oltre le tue possibilità, metterai in pericolo anche i tuoi compagni. Nemico in avvicinamento. Sono veloci, non so cosa siano, ma faremo meglio a muoverci. Rimettiamoci in marcia. Se la situazione dovesse precipitare, ci ritireremo all'istante. Fino ad allora faremo del tutto per aiutarti. Equipaggiamo Sumire con gli occhiali della squadra e anche Akechi perché ha bisogno di livellare. E ora continuiamo l'infiltrazione. Oh, comunque, sento nemici in avvicinamento. Non ce n'è neanche uno. Come non detto. Violetto! Vai pure! Si sta strappando nuovamente la maschera! Perché questa non era la sua vera maschera. Questa era la maschera di Kasumi. Oh, che cosa carina da dire. Vede in Cenerentola la sorella, che cosa bella. Che bello. Che bel sorriso. E ovviamente teschietti. È ovvio che questi sono deboli alla luce. Ho finito di scappare da me stessa. Vai così. Vai Violet, falli neri. Sì. Vai Cenerentola. Allora Kougan. Staffettiamo ad Han. Oggetto bomba allegra. Era necessario? Assolutamente no. Voglio solo fare lo sborone. Ryuji, anche tu bomba allegra. Ed infine l'ultima staffetta, Joker. Joker, sai benissimo cosa fare. Frecce splendenti. Bravissimi tutti. Para pa pa para para pa 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 pa.
Scusate il fastidio, me la caverò adesso. Sei stata spettacolare come sempre, ben fatto, Violet. Grazie, ho ancora molto da imparare però. Prometto che farò del mio meglio per non rallentarvi. Su via, non c'è bisogno di essere così formali con noi. Scusami. E lo stesso vale per te, Joker Senpai. Spero che sarai sempre qui per me. Percepisco uno spirito rinvigorito in Sumire. E ve l'avevo detto che la sua carta era nera. Io sono te, tu sei me. Nella ricerca del vero io rinnovo il mio voto. Libero dal dubbio, la catena che ti lega, la forza del tuo cuore si manifesta. Con la rinascita di questa persona, la fede, ti sono concessi i venti sacri che ti guideranno negli abissi più oscuri. Ho i brividi. La fede ora è rinata e il rango è aumentato fino al 10. Forza, spacchiamo un po' di culi. Sì, andiamo. Che bello. Quindi le ombre si comportavano in modo insolito a causa dell'imboscata. Beh, ce la siamo vista brutta, ma abbiamo una missione da compiere. Diamo un'occhiata a quella porta. Ah già, hai ragione, me ne ero completamente dimenticata. Però come ti ho detto, scusami ma ti devo togliere dalla squadra. Finché non arrivate al 99, dovete rimanere un po' in panchina. Credo che non si aprirà normalmente, prova a controllare il dispositivo di autentificazione lì a fianco. Lo so, era ovvio che non sarebbe andata così. Ho dato un'occhiata, ma sembra fatto in modo da garantire l'accesso solo da qui. Serve un ID per la porta. Con una serratura simile deve nascondere qualcosa di importante. Andiamo a cercare un ID. Ma prima ci serve un indizio. Ah, guarda. Sì, l'imboscata è fallita. Ora stanno esaminando il dispositivo di autentificazione. Senza tesserino non andranno da nessuna parte, però. Questa è la loro fine. Wow, ci pensate così stupidi. Ehi, Oracle. Ho intercettato la conversazione di alcune ombre. La caccia al tesserino si è finalmente conclusa. Quell'ombra ne ha uno. Stai ficcando la tua tecnica ci è tornata utile ancora una volta. Non ho nemmeno visto quell'ombra. Dubito che sappia che ho sentito. Gli tendiamo un'imboscata per prendere il tesserino? Da qui non potete raggiungerlo però. Dovete fare il giro da dietro e attraversare l'auditorium. Capito, dobbiamo occuparcene noi, andiamo. Va bene, andiamo a farci un giro, forza ragazzi. Eccoci di nuovo all'auditorium. Questo posto adesso è così vuoto, tra virgolette. Guarda quei sorrisi inquietanti che hanno in bocca tutti. Proseguiamo e vediamo dove andiamo. Allora, qui c'è una porta. E lì c'è un'ombra ed è diventata verde, incredibilmente. Oh, ma guarda un po'. Vorrei fare giusto solo un controllo. L'altra volta le ombre erano blu, però eravamo con solo Akechi. Secondo me era solo scriptato. Anche da solo riusciamo ad ucciderli con un colpo. C'è un rampino e c'è un'ombra incredibilmente cattiva là sopra. Beh, io non sono preoccupato, sarai anche verde. Ma in ogni caso voglio combatterti lo stesso. Forza, vediamo chi si nasconde dietro quella maschera. Io me ne sai. Oh, ma guarda un po'. Il mio vecchio amico Fafnir. Riflette, resisti quasi a tutto, eh. È vero, resisterai quasi a tutto. Ma non a tutto. Mi dispiace. Rompi la formazione, Joker. E attaccalo con un attacco psichico. Ah, siamo chietti. Vedo che resisti, Tu, Makoto, purtroppo non puoi attaccarlo. Neanche tu, Han, purtroppo puoi attaccarlo. Ryuji, tu puoi attaccarlo con gli attacchi elettrici, purtroppo, ma resiste, quindi riguardati anche tu. Bel colpo, Gigantomachia. Ma, è stata inutile. Che ne dice allora di dormire un po'? Fai la guardia anche tu, ma Anna, e fai la guardia anche tu, Ryuji. Perché ora attacco psichico. Questa volta i danni li facciamo. 3301. Questi sì che sono i danni che voglio.
e vediamo cosa nasconde questo forziere. Che cosa abbiamo? Un stocco decisivo. Carino. Qua si continua a salire con i rampini, se il gioco me lo indica. Eccolo là. Altri nemici? Altri nemici verdi. Vediamo dove finiamo. Oh, ma guarda, c'era un'entrata o un'uscita segreta qui. E tra l'altro c'è un altro rampino che probabilmente ci riporta indietro. Ma vediamo cosa c'è dietro questa porta. Oh, siamo arrivati esattamente dove dovevamo. C'è quell'ombra, interveniamo. Facciamolo. Un momento, sta parlando con un'altra ombra. Dovrei essere in grado di ottenere qualche informazione utile. Torna al tuo posto, dovresti essere nella stanza di osservazione. Segui il piano, non agire di testa tua. Sto solo cercando di eliminare potenziali minacce per il padrone, ma immagino sia meglio evitare che di portare il tesserino con me da queste parti. Ok, torno in posizione. Scusa Joker, quell'ombra sta per andare via, prendetelo, veloci, via 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 via. Via rampino. Ecco, sei un coglione, te l'avevo detto. Cosa? I ladri fantasma devono averti seguito. Maledizione, te l'avevo detto, ora dobbiamo eliminarli, per il padrone. Che cosa sei? Oh! Non siete un problema, tranquilli. Allora, blocca il nucleare, blocca la maledizione e tu sei debole alla maledizione. Beh, che ne dite di infuriarvi ancora una volta? Mancati, benissimo. Forse sei debole al vento. Però probabilmente lui l'assorbe. Beh, proviamo con il nucleare. Brava, quanti danni. Proviamo anche col fuoco, anche se sono abbastanza sicuro che la chimera lo assorbe. Non ne sono sicuro del 100%. Come avevo detto. Che ne dici di folgorarlo? Bravo Ryuji, ha funzionato. Satanael, centro perfetto. 2891. Buono. 2400 di yen. Un po' poco, un po' povero. Tesserino del personale. Abbiamo il tesserino, ora dobbiamo solo... Sembra proprio che ci stiamo avvicinando al tesoro. Potremmo anche provare il tesserino su quella porta ora. Beh, è quello che faremo ora. Cliccate. Ora potete entrare grazie al tesserino. Si è aperta, ce l'hai fatta ora col senpai. Ora col senpai. Mi piace come suona. D'ora in avanti ci troveremo in un posto sconosciuto. Restate in guardia, ragazzi. Ok, avanziamo allora. Cos'è un magazzino? Cos'è una specie di magazzino? Tanto sbattimento per ottenere sto tesserino e alla fine arriviamo qui. Non è il momento di scoraggiarsi. Data la grandezza di questa stanza è probabile che ci siano diverse uscite. Se attraversiamo questo posto credo che saremo più vicini all'area centrale del palazzo. Quindi in sostanza dobbiamo solo continuare ad avanzare. Beh, allora sbrighiamoci e filiamo via da qui. Essere entusiasmi, ok, ma qui non c'è molta visibilità. Restate in guardia, va bene? Va benissimo. E ora vediamo dove dobbiamo arrivare. Probabilmente dovremmo salire. Un nemico. Un nemico morto. Iniziamo ad avanzare un po' salendo sopra gli scatoloni. E dobbiamo salire da questo lato. Altri nemici? No, è un problema. E abbiamo anche trovato un forziere dall'altra parte. Come lo raggiungiamo? Molto semplicemente saltando un po' qua e là. Intanto noi continuiamo ad avanzare. Magari dopo lo troviamo il modo di avanzare verso quel tesoro. Akechi e Sumire, livello 79. Vediamo chi si nasconde dietro questa maschera. Oh, di nuovo Fafnir. Uccidilo, Kaguya. Fafnir, sei una delle migliori persone che ci sono in questo cacchio di gioco. In ogni caso, non sei un problema per me. Oh, la porta rossa, buono. Appena troviamo una safe room, ci andiamo. Intanto, proseguiamo per questa strada. Vediamo dove finiamo. Ecco qua, niente ombre ci possono fermare. Oh, perfetto.
passo del coraggio. Aumenta la chance di critico di tutti gli alleati per 3 turni. Non male. E ti dirò, te lo metto al posto di Diaran. Non ci serve un altro healer. Qui abbiamo un altro rampino che molto probabilmente ci porta al tesoro. Eccolo qua. Con una fiala delle vertigini. Wow. Tutto questo per una fiala delle vertigini. Sono contento. Però questo non è il tesoro che abbiamo visto prima. Questo è un altro tesoro. Il tesoro che noi abbiamo visto è là sotto. E se vogliamo raggiungerlo, lì c'è una porta per farlo. Proviamo a scendere. Magari dopo lo raggiungiamo. Ah, ma guarda, un'ombra. Qui c'è un altro rampino. E lì c'è un'ombra cattiva. Ehi, guardate! Sembra che vada lassù. È l'uscita. Chiudiamola qui, Joker. Perché vi siete già stancati del magazzino? Siamo solo all'inizio. Allora, dove dobbiamo proseguire? Da questo lato. E lì c'è un rampino che dove ci porterà? Da questo lato. Oh, ma guarda, siamo esattamente arrivati dove dovevamo. Qui c'è l'uscita, ma ehi! Se non volessimo andare all'uscita, se volessimo trovare tutti gli oggetti, noi... Qui c'è un altro rampino che ci porta là sopra. Proviamo a vedere dove ci porta il rampino. Ci porta un'altra ombra. E molto probabilmente ci porta alla porta di prima. Ed ecco qui il nostro meritatissimo premio. Vediamo che cosa sarà. Sarà una cazzata. Uno Fuda debilitante. Wow. E ora possiamo proseguire. Ah, ma guarda, un ascensore. Vediamo dove ci condurrà, magari ad altri laboratori. Ci sono un sacco di fili qui. Sembra che ci stiano analizzando, o forse no. Una safe room, grazie al cielo. Questa safe room però è un po' zozza, fa un po' schifo. Visto che abbiamo Yusuke disponibile, io vorrei vedere a che punto siamo arrivati con i nostri attacchi magici. Abbiamo inferno, polvere di diamanti, Fanta Ray. Ci manca tuono dirompente. Dobbiamo fargli fare tuono dirompente. Abbiamo fungo atomico, quindi fuoco, ghiaccio, vento. Dobbiamo fare il fulmine, quindi ce l'abbiamo. Il nucleare, ci manca solo lo psichico. Non è vero, abbiamo anche spinta psichica. Abbiamo tutti gli attacchi, perfetto. Perché stavo controllando questo? Lo scoprirete a breve. Cosa potrei chiedere a Yusuke? Di duplicarmi una carta. Una carta magica, tuono dirompente. Gli faccio duplicare? Certo, sì. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. E ora torniamo alla porta rossa. Prima di tutto, devo farmi un po' di spazio. Che bellina la Venza che ci segue dentro. Benvenuto nella stanza di velluto. La porta della prigione è aperta. Lo stato della stanza di velluto riflette quello del tuo cuore. Le modifiche della stanza riflettono la tua ribellione verso l'entità che vincola il tuo futuro. Esatto, anche il tuo mutamento di aspetto deve essere dovuto allo spirito di ribellione mutato in te. E grazie a questo spirito pare che tu abbia anche colto una nuova possibilità. Possibilità? Ora dovresti riuscire a fondere nuove persone. Fanne buon uso per tenere a bada la rovina. Continueremo a fornire assistenza durante il tuo prestigioso viaggio. Sentiamo la tua richiesta. Come dicevo, prima di tutto, liberiamoci di un paio di persone. Toglierei Maria e toglierei, per ovvie cose, adesso capirete, Satanael. Chiediamo di fare una fusione e creiamo una persona specifica. Creiamo proprio Satanael. E voi vi chiederete, ma perché? A cosa ti serve? Beh, ho bisogno di fascino pagano. Potenzia le abilità magiche del 50%. Questo tra l'altro è l'attacco divino che vi dicevo. Ma purtroppo questo attacco divino è solo per Satanael o Satana.
ed è purtroppo un peccato, veramente un peccato. Comunque, creiamolo. Gli facciamo apprendere proprio fascino pagano. Quello che a noi ci serve qua è solo abilità magica, volendo urlo di trionfo, ma non è così importante, e signore della magia. Il resto non ci serve granché. Però mettiamo discepolo sagace e urlo di trionfo. E creiamolo, sperando che vada bene alla prima. Perfetto. A noi non ci interessa Satanael. Satanael è solo un pezzo piccolo di una fusione più grande. In realtà non è vero, non è un pezzo tanto piccolo, visto che fascino pagano è la sua abilità unica. E quanto vorrei che Serpe Nera fosse trasferibile ad altre persone. Mente del tiranno ci sta, che è una cosa unica sua, ma almeno Serpe Nera, cavolo. Se Serpe Nera fosse stata trasferibile, questo sarebbe stato un attacco perfetto da dare alla persona che voglio creare. Ma va bene così, va bene così. Ovviamente ora Satanael non lo possiamo rifondere, fallirebbe. Ma prendiamo già il prossimo pezzo che ci serve per la fusione. Ora, il prossimo pezzo che ci serve. Dobbiamo fondere Satanael insieme o a Macabre o a Attis. Non mi cambia nulla da uno all'altro in realtà. Perché quello che a noi importa sono Signore della Magia e Abilità Magica. Vediamo, so che andrà male, però fascino pagano. Questo tratto viene trasportato, l'importante era quello. E visto che dobbiamo aspettare il prossimo allarme, facciamo una trasmutazione a caso. Stavo un attimo girando nelle zone che avevamo già visitato con Akechi l'altra volta, giusto per uccidere un po' di ombre per attivare di nuovo la stanza rossa. E ho notato due cose. Uno, questa stanza è una stanza d'atletica. E due, qui c'era un forziere che non abbiamo preso. Vediamo cosa contiene. Vediamo con Makoto. Oh, che bello. Uno spray detergente. Ok, niente di eccessivo, ma comunque ti ringrazio. Porta rossa di nuovo aperta. La persona che voglio fare ora è una persona che tra l'altro ci sarà di grande aiuto in questo palazzo. O meglio, non è indispensabile. Però la voglio fare. Ormai lo saprete che io con le creazioni delle persone mi sono infognato. E il volerle creare perfette è solo egoismo personale. Come dicevo, fondiamo Satanael insieme a Macabre per creare Mada. Mettiamo fascino pagano e come ho detto ci servono solo Signore della Magia e Abilità Magica. Ed è andata bene la prima. E abbiamo ottenuto Mada. Sono Mada. Questa fonte infinita di potere che può inghiottire l'universo diventerà la tua maschera. Ok, grazie. Che tra l'altro non è orribile come persona. L'unica debolezza che ha è il ghiaccio, ma non mi interessa poi così tanto. Ed infine, Mada, al prossimo giro, lo possiamo fondere con Fafnir, che è da un bel po' che non lo vedevamo, e al prossimo giro otterremo Messia Picaro. Ora, perché fare Messia Picaro? Ve l'ho detto, egoismo personale. Messia Picaro, in teoria, è una persona healer. Nessuno penserebbe mai di usarla solo per attacco. Eccomi qua. Non è vero in realtà, ho visto molte build che lo usavano anche per attaccare, ma principalmente Messia Picaro dovrebbe fare le veci di Maria, se tu non hai Maria, visto che raddoppia gli effetti di recupero HP e SP. Comunque, facciamo in questo modo il nostro Messia Picaro per fascino pagano, perché con fascino pagano otteniamo 50% in più di danno magico. E se avete capito il discorso che ho fatto prima, quello di tutte le magie che ho insegnato a Yusuke, credo che ci sarete arrivati a cosa voglio fare. Ma non è questo il momento, purtroppo. Ed ecco qua di nuovo la porta rossa. Ed eccoci giunti infine all'ultima fusione, come avevamo detto. Mada e Fafnir creano Messia Picaro con fascino pagano. E siccome hai già qui Inferno, lo prendo volentieri. Perché scegliere Inferno e non Inferno di Fuoco? È semplice, perché ci saranno nemici più avanti che resisteranno, come è già successo, a determinati elementi. Quindi
prendiamo ogni singolo attacco grave, ma con un singolo target. E perché proprio Messia Picaro? Perché semplicemente ancora non l'avevo fatto e non sapevo cosa fargli fare. Quindi, signore della magia, abilità magica, che sono le due importanti. Qua alla fine il resto conta poco, ma vorrei prendere discepolo e urlo di trionfo. Vediamo se va bene la prima. Perfetto. Sono Messia Picaro. Diventando la maschera del Trickster, accetto di vivere al tuo fianco per sempre. Grazie, Messia Picaro. Ah, guarda, vuole togliermi proprio quello che mi serve. Guarda, lascio perdere e vado avanti così. E tra l'altro, Messia Picaro, proprio come Izanagi no Okami o Satanael, ha le statistiche tutte quante abbastanza stabili fra di loro. Ma soprattutto è l'ultimate maschera del Trickster del proprio gioco. Anche Stenua Resistenza era importante all'inizio, ma in realtà non mi serve. Anche Potenza Divino sarebbe stato carino da avere, ma non mi serve. Messia Picaro potrebbe benissimo sostituire tutte quante le persone elementali, visto che, come ho detto, gli insegneremo ogni singola magia elementale che conosciamo. Inferno già ce l'ha. Polvere di diamanti glielo insegniamo. Fantarei glielo insegniamo. Tuono prorompente insegniamo. Fungo atomico insegniamo. E spinta psichica glielo insegniamo. Ora, volendogli insegnare tutto, dovrei anche insegnargli o un'abilità divina e mantenere o signore della magia e abilità magica, oppure un'abilità sia di luce che maledetta. Ma siccome queste abilità costano non poco, costano 40, anche se volendo possiamocelo permettere, preferisco lasciargli sia abilità magica che signore della magia. Questo perché 50% di danno ce lo dà fascino pagano, 25% ce lo dà a tutto abilità magica e signore della magia. Sacchete, dimezza tutto. Vediamo come te la cavi in combattimento, Messia Picaro. Ovviamente non è ancora perfetto, ma hey, a me piace così com'è. Continuiamo l'esplorazione. Chissà, magari un nemico lo troviamo. Un momento, guardate là. Altro che nemico. Qui la sicurezza è ancora più rigida, sembrano molto forti. Quindi siamo in un posto importante. Una volta pronti, facciamoli fuori. Sì, e sono rossi. Incredible. Allora sono forti veramente. Stiamo per affrontare un combattimento. Hai ultimato i preparativi? Ovviamente. Molto bene, andiamo. E così osate sfidare Sua Eccellenza? Fuori dai piedi. Chi siete voi per darmi ordini? Ah, questo qua l'abbiamo già visto. Ma che, ci ti ricorda nulla lui? Vediamo. Sei debole al fulmine e tu non sei debole a niente. Benissimo. E allora? Direi che già è arrivato il momento di provarti. Vediamo quanto fai. Mille trecento con un 75 extra di come si dice, di danno. Tanta roba. E visto che tu blocchi il ghiaccio e rifletti il fulmine, che ne dici se uso l'inferno su di te? 402. Questo dimostra quanto ancora non sia preparata, ma buona. Fungo atomico! Aia, che male! Ann, schivalo. Brava Ann. Ann, vai pure con inferno di fuoco e dagli fuoco a sti stronzi. Ah, peccato, speravo qualcosa di più. Ryuji, uccidi pure. Tu, vedo che sei abbastanza resistente. Che ne dici di infuriarti? Attacca di nuovo, Makoto. 905. Beh, c'è un 200 di differenza con la furia, eh. Agidain! 4618. Complimenti ad Ann. Ah, bravo Asterius.
Penso che l'abbiamo sistemato. Allora, dove ci troviamo adesso? Questa stanza è molto diversa dal resto del palazzo. Era anche sorvegliata meglio. Potrebbe essere una specie di stanza di sorveglianza. I monitor mostrano diverse stanze all'interno del palazzo. Aspetta, ci hanno guardato tutto il tempo. Non ne sono sicura. Sì, lo sapevo, questa stanza è più un computer centrale di un sistema di sorveglianza. Qui vengono conservate le informazioni da tutto il palazzo, trasformate in dati grezzi. Raccolta dati, ma per quale motivo? Ehi, da questa stanza non c'è modo di proseguire, dite che dobbiamo cercare un'altra stanza. In realtà pare che ci sia un percorso dietro quei cavi, ma non possiamo certo usarlo così com'è. Ah, oh, cos'è adesso? Quelli sono i memento. Ho scoperto dove vengono mandati tutti i dati. Direi che stanno mandando tutto al memento. Potremmo ottenere qualcosa di utile se investighiamo su questo luogo. A proposito, la Venza ce l'ha detto. Il dottor Maruki sta usando il memento per distorcere l'intera realtà. Tuttavia, cosa sono tutti questi cavi dati? Andiamo a controllare il memento, allora. D'accordo, restarcene qui impalati non ci aiuterà. Va bene, andiamocene per ora. Vediamo se una visita al memento ci aiuterà. Perfetto. E sono anche contento di aver creato anche una nuova persona anche oggi. Nemico potente sconfitto. Abbiamo esplorato un po', ma credo che siamo ancora lontani dal punto di svolta. Credo che finalmente cominciamo ad avere un'idea della struttura di questo posto. Continuiamo così, Joker. E per favore, avvisami quando intendi tornare. Vi avviserò tutti quanti. Sapevo di averci visto giusto, Susumire. Ho un certo occhio per i talenti. Bel lavoro oggi, ma domani devi andare a scuola. Non stare sveglio fino a tardi. Ehi, è arrivato un pacco per te. Un pacco? Da affari loschi, ma... questa roba doveva essere qua già prima di Natale. È il mio regalo di Natale.